Floreale Pallavolo Perugia centra la seconda vittoria stagionale nel derby casalingo contro la Ecomet Marsciano. Un successo assolutamente meritato stando al parziale 3-0 e soprattutto alla prestazione fornita dalle ragazze di coach Braghiroli, che nei momenti decisivi mettono sotto rete quella garra utile per conquistare punti e set. Per l'occasione il tecnico perugino apporta alcune variazioni al sestetto titolare, con Panio posta ai fiorini a schiacciare. Primo parziale, la Floreale parte come al solito a rilento, con falli ed errori che tengono in equilibrio il match. Per fortuna c'è Pani, che ringrazia per la fiducia accordata segnalandosi subito in zona punto. Poi ci pensa Capitan Sfascia a cambiare le sorti del parziale. Sul 20-10 le marscianesi ci mettono del loro e il vantaggio bianco-rosso è già in cantiere. Alla ripresa la musica è sempre la stessa, si gioca punto su punto e si arriva fino al 14 pari. Chi si attende la fuga dell'Ecomat però rimane deluso, perché a salire in cattedra è Erika Fiorini, che trascina le compagne al raddoppio. Nel terzo set l'equilibrio dura ancora più a lungo, Romis ordina la fuga, ma le ospiti resistono e addirittura ribaltano. Si arriva fino al 22-22, poi ci pensa ancora una volta Fiorini e il 3-0 è servito. Un successo tonificante per la testa e per la classifica. Ora dalla Floreale ci si attende qualcosa in più anche lontano dalle mura amiche. La garra dei Capetini non è soggetta ai vincoli sull'esportazione. Abbiamo fatto un gran primo set a livello di intensità, di testa, di concentrazione, poi siamo un po' calate, forse abbiamo sofferto troppo. Abbiamo fatto giocare male l'avversario, questo è importante, un avversario che ultimamente aveva fatto soffrire tante squadre. 3-0, terzo set, un doppio cambio non è andato come speravamo andasse, però alla fine importante i tre punti, il 3-0 e soprattutto ecco, i tre punti in classifica. Ci tenevamo tanto al risultato perché ce lo meritiamo, cioè abbiamo lavorato benissimo in settimana e quindi dovevamo vincere assolutamente. È stata una partita all'inizio un po' tesa, poi abbiamo preso il via e siamo state brave, devo dire molto brave. La prossima partita con Montevarchi sarà una partita molto tosta. E primo set partiamo sempre un po' con qualche incertezza di troppo, però cercheremo di rifarci perché abbiamo bisogno di punti per non arrivare alla fine del campionato, insomma, che poi dopo dobbiamo lottarcela. Quindi cercheremo di fare il possibile. In settimana ho detto ci stiamo allenando bene, non è facile perché fra le mura amiche è sempre meglio, no, giocare. Fuori casa ce la impegneremo di più. Era una vittoria importante perché dovevamo dimostrare che la nostra forza, soprattutto comunque in una partita che per quanto sia rimane un derby, quindi può avere la sua percentuale di, diciamo, di tensione in più, e quindi abbiamo dimostrato che siamo una squadra che ha i suoi lati positivi e la sua grinta e deve continuare a dimostrarlo. Tre punti che ci permettono di allontanarci dalle altre che sono nella posizione più bassa della classifica. Tre punti che ci danno ancora più forza e ancora più consapevolezza dei nostri mezzi per poter affrontare la prossima partita fuori casa, che ci deve permettere di portare a casa ulteriori punti.